Ecco, aumenta la copertura vaccinale anche nel territorio aretino, però comunque aumentano anche i casi di influenza. Come si può giustificare? Ma più che casi di influenza sono in aumento i casi di polmonite, quindi di complicanza sia dell'influenza sia di altri virus. Il fatto che anche persone vaccinate sviluppino questo tipo di complicanza dipende dal fatto che non gira solo il virus dell'influenza, girano altri virus che girano ubiquitarmente in tutte le stagioni, e quindi soprattutto quando c'è un periodo di raffreddamento, di freddo intenso, è più facile per le persone anziane ammalarsi e sviluppare la complicanza. Questo non significa che il vaccino sia stato inefficace. Questo bisognerà aspettare la fine dei giochi, ecco, per fare avere un quadro epidemiologico più preciso. Però ripeto, il fatto che aumentano le polmonite è perché non gira solo il virus influenzale, girano anche tanti altri virus. Ecco, a che punto siamo infatti? È stato raggiunto il picco influenzale? Insomma, come si vive all'interno del pronto soccorso? Ma con un disagio abbastanza importante, dovuto proprio non tanto al numero di accessi, quanto al fatto che tante persone hanno necessità di essere ricoverate. E questo proprio in relazione alle complicanze causate dall'infezione che sta girando. Come lo viviamo? Abbiamo cercato di mettere in atto alcune opere per contrastare questa necessità di ricoveri maggiore. Abbiamo aumentato i posti letto, questo grazie all'assunzione di un certo numero di infermieri e grazie al fatto che i medici lavorano di più. Ecco, facciamo quello che sappiamo far meglio, cioè lavorare di più. Questo credo si debba ringraziare tutti i colleghi che sono impegnati e che hanno raddoppiato i turni sia di mattina che di pomeriggio per riuscire a risolvere i casi che si presentano. Ecco, in via sperimentale c'è anche la presenza di una guardia medica fissa all'interno del pronto soccorso per, insomma, placare questo numero elevato di accessi. Sì, questa è una iniziativa che abbiamo fatto addirittura da luglio. Ci sono dei colleghi della guardia medica che agiscono all'interno del pronto soccorso occupandosi essenzialmente dei codici a bassa priorità. Questa però è una situazione, come dicevo, sperimentale. Dovremo cercare di stabilizzarla nei prossimi mesi, vedremo come, se con qualche differenza rispetto a quello che facciamo ora. Ecco, nelle settimane scorse numeri record di accessi, è un trend che si è mantenuto? Sì, si mantiene tuttora, siamo stabilmente sopra 200-220 accessi al giorno contro una media di 190 annuale, quindi un trend ancora in aumento, con delle punte addirittura di 260-270 accessi, che chiaramente, ripeto, ma non è solo questo, è che su 270 accessi ci sono un numero molto elevato di persone che hanno bisogno di essere ricoverate.